Il gesto tecnico di ieri. Chi te l'ha insegnato il gesto tecnico di ieri? Che fascia te l'hanno insegnato? Un gesto tecnico così non penso sia... si possa insegnare, sono cose che vengono dall'istinto. Certo ci vuole la coordinazione, perché penso che loro sono tecnici che sono molto più esperti di me, però la coordinazione penso in un bambino, un bambino di 7-8 anni sia fondamentale in tutto, non solo nel calcio ma in tutti gli sport. Quindi se hai la coordinazione giusta poi le cose tecniche vengono spontanee. Ascolta, nel tema della serata, un altro calcio è possibile, così, su due piedi, una tua idea è un altro calcio possibile, penso che il Parma stia dimostrando che è un altro calcio possibile. Tutto e per tutto, nella gestione, nelle scelte, in questo biologico che si parla tanto, di questo termine, penso che un calcio possibile, quello che sta facendo il Parma, è un altro calcio. Tanto anche un figlio che gioca nell'Arsenal, sì. Anche lui quindi sta muovendo i primi passi, sì, diciamo. Sì, sì. Poi per me Cino. Piccolino. 12 anni già sta. 12 anni già. Assolutamente. Mauro, direi con questa sorpresa finale abbiamo completato la serata. Spero che siano usciti punti interessanti. Ci sono ancora qualche ultima domanda? Una constatazione. Segretario Gianluca Rivaldo, dilettante da 11 anni. Due settimane fa siamo andati al Palma Collecchio da Fausto a chiederci se potevano sposare insieme a noi questa cosa. Sono stati veramente disponibili, ma le cose che mi hanno toccato sono quelle che io ho vissuto nella mia pelle in questi 10 anni. Come diceva Simone prima, io sono entrato nel spogliatoio, non so come facevano a cambiarsi, erano in 10 tutti i nostri paratori che si schiavano. Queste sono le cose belle. Invece io, dopo allenato quest'anno, che poi sono stato anche esonerato, l'allenatore dei portieri mi ha mandato a cambiarmi in uno stabile a 100 metri perché lui, con l'altro allenatore, volevano lo spogliatoio solo per loro. Cioè, dobbiamo smettere di fantasticare che il calcio professionista è visto solo a una maniera del singolo. È questo il calcio professionista. Io spero che andate avanti così. E voglio ricordare una cosa che me l'ha ricordata Mauro l'altro giorno, che è una cosa molto importante. Non ci sono tantissime squadre in Italia professioniste che non hanno la squadra di calcio femminile. Loro ce l'hanno, ci sono tre. Loro ci hanno figliati. Io sono Lazio e Bologna. Qualcosa che può cambiare. Io sono Giovanni, te lo sai, se non c'è la Lazio, la Fiorentina è un'altra squadra. Bologna non so se è un libro. Bologna è un satellite. Bologna è direttamente la prima squadra. Gli altri sono satelliti. C'era la Fiorentina. E per quello che stavo dicendo vi ringrazio della vostra disponibilità, sperando di avere anche poi casomai un giorno riuscire a portare non questi 30 che c'erano questa sera, portarne almeno 60 da voi là l'anno prossimo a guardarvi. Ma molto volentieri. Grazie ancora. Mauro, ricordiamo che l'evento più nazionale si terrà poi a Sportiglia di Ajax 50, la festa dei 50 vero, anni. Vero. Allora, l'Ajax regionale, ma vabbè, lo dico io, ma tanto vediamo. Assieme.